Forza Martini, al comando Davide Storeca che rischia di scivolare, arriva poi Giacomo Redondi. Ecco la bellissima sfida, si va sulle pietre. Storeca che prova a mettere Giacomo Redondi. Storeca! Bellissimo attacco su Redondi, Redondi che risponde. Gianluca Martini, intanto al comando. Sei giri, questa sera abbiamo addirittura 21 partenze, signori. Ci sarà da vedere un vero spettacolo sulle coppe e i tronchi. Bellissimo lancio di Giacomo Redondi. Notturna, spettacolo, attacco di Redondi su Martini. Bellissimo attacco. Altro giro da percorrere. Red è passato al comando davanti a Gianluca Martini. Si prova ora Storeca che fa paura il recupero del pilota del team Beta Boano Racing con Giappartini. Bellissimo lancio di Redondi con la pista ufficiale, pista Sensory. Intanto sta attaccando Storeca. Storeca che in estrema fa paura, scivola Gianluca Martini che riesce a ripartire. Noti che si stanno allenando poi per l'apertura di mondiale in Cile. Redondi non può mollare perché dietro c'è Storeca che attacca. Martini purtroppo l'errore, ma a grande ritmo, ricordo poi al di là dello spettacolo, quello che fa cogliere il tempo di percorrenza totale. Anche se uno scivola e retrocede in questa posizione, l'importante è che abbia un tempo di percorrenza utile soprattutto ai fini della classifica, perché vi ricordo che si corre per la classifica di domani, questa è già una prima parte della giornata di domenica. Spettacolo! Giacomo Redondi sui tronchi sta prendendo un buon margine su Storeca, Davide Storeca. Classe 1993 per Redondi, 1995 per Storeca al debutto in questa categoria. Sta facendo bene il ragazzo Piano Boano presso campione mondiale Gaut. Tutto disegnato e curato da Johnny Fossati, a cui vanno i nostri complimenti. Un lavoro intenso che non è ancora finito per lui, comunque si sta facendo in quattro. Complimenti a Johnny, ormai è più tempo al telefono che in moto. Comunque è l'ottimo lavoro che si paga e lo spettacolo questa sera ce l'abbiamo tutto qui. Redondi al comando in fuga, poi Storeca sui sassi, fa paura dietro Martini che ha ripreso concentrazione, molla il suo tempo di percorrenza. Lungo lancio di Redondi e scivolata di Storeca, recupera Martini. Storeca che riparte, passano i secondi, inizia ora ufficialmente l'ultimo giro. Ultimo giro iniziato per Redondi, la miglior posizione possibile. Speriamo poi per l'arrivo per ricondurli verso il finale. Martini in cappa di Storeca in questo finale, proprio perché dopo avremo una partenza con 15 minuti. Doppio di Redondi sui tronchi, e qui è scuola Teddy Blaciuccia. Guardate Giacomo Redondi che spinge e regala show Tobiano, e parte l'applauso spontaneo. Grande Red, e del resto questi bene un po' di indoor di